Buongiorno amici, 7 luglio. Siamo qui nel frutteto di via Giorgio De Chirico, in un'area che ancora non se ne conosce la destinazione, non se ne conoscono i progetti, però voglio dire, qui è stato sponsorizzato, patrocinato e enfatizzato un frutteto. L'assessore è sempre quello dei nostri giorni e sebbene qui qualche albero, diciamo, goda una discreta salute, la maggior parte sono secchi. E sì, perché quando si fanno le cose che si improvvisano, che dietro non c'è un progetto reale partecipativo e magari è lasciato soltanto al, diciamo, al lavoro di qualche volontario, come il volontario viene, diciamo, meno, che abbassa la guardia o per motivi di salute o perché non può uscire o per il Covid, la fine è questo. Qui ci sono già le olive, che bello, e guardate, anche questo, voglio dire, è destinato, diciamo, io l'ho criticato perché non tanto gli ulivi vanno bene, ma sentire alberi da frutto, diciamo, su diciamo aree pubbliche, lascia un po' il tempo che trova. Una pesca, per esempio, questa era una pesca, ma la pesca ha bisogno di trattamenti, potature, questa avrebbe avuto bisogno anche di acqua, di tanta acqua, perché è stata lasciata morire. E non si può mettere un pesco o alberi da frutta che appunto abbisognano di trattamenti specifici o quant'altro. Quest'altro è un altro albero, poverello, lasciato così in disparte e morto. Questa zona, come tante zone di Roma, penso a quelle a Via delle Palme, Via Castore Durante, è punto di consumo di sesso a pagamento. Non si fa nulla o quasi per evitarlo e andiamo avanti così, a segnalare, denunciare i cittadini che non ne possono più, perché poi dopo a una certa ora diventano aree interdette alla, diciamo, alla fruizione da parte di cittadini normale. Adesso entriamo nel parco di Tor Sapienza, andiamo a vedere, qui ci sono i resti di una delle ultime biciclette, il famoso bici sharing, no? Quelle famose biciclette gialle, che sta qui e non lo so perché ci debba rimanere, non si capisce. Materazzi e ovviamente gli immancabili preservativi rossi, che è evidente ormai vanno molto molto di moda. Il rosso va sempre di moda, c'è il rosso Ferrari. Qui c'è l'invito del Comitato Amici del Parco a non gettare rifiuti sul prato. Qui ci sono dei contenitori vuoti perché probabilmente hanno già pulito. Qui c'erano tutte officinali, ricordo, ma non ce n'è più nessuna. Andiamo a vedere una ulteriore sbirciatina. Questo parco, il municipio Roma 5, su spinta del Comune di Roma, l'ha, diciamo, assegnato anche ad iniziative sportive, su spinta dell'assessore Frongia, del consiglio comunale, della maggioranza in consiglio comunale, l'ha assegnato per delle attività, dove tra l'altro la figliola di una mia carissima amica ha rischiato anche la vita nei giorni scorsi, ma ci torneremo su perché poi c'è una denuncia e vedremo anche come andrà a finire, perché quando uno prende un'iniziativa se ne deve assumere tutte le responsabilità, deve verificare tutto, polizze assicurative. Ecco, qui sono state messe le famose panchine
due delle 170 banchine, che due, altre due stanno lì, altre due, cioè le famose panchine, le 170 acquistate dall'assessorato. Allora, che cosa noto di subito? A parte l'abbandono, si possono mettere anche le panchine, ma qui c'era un impianto teleferico. Questo era l'impianto di irrigazione a goccia. Cioè, qui c'era la teleferica, gioia dei bambini che ci giocavano. Si era rotta la corda. L'amministrazione, questa amministrazione, questi veramente scienziati delle politiche ambientali, di intrattenimento, è venuta con la motosega, l'ha segata e la teleferica non c'è più. La teleferica non c'è più. Permangono gli alberi da frutto, messi da quelli che c'erano prima, frutti antichi, mele antiche, che hanno resistito perché sono stati annaffiati durante il periodo. È rimasta soltanto un'altalena. È una cosa a dir poco. Lì in fondo ci sono gli orti, fatti sempre da quelli di prima, che funzionano. Vedo il verde, vedo da qui pomodori, zucchine. Bene, bene. Questo invece è lasciato qui dal servizio giardini. Quanto tempo ci dovrà rimanere? Non si sa, nessuno lo sa. Questo è un percorso ginnico, di cui ringrazio ancora oggi Nicolino Monaco, un funzionario del Comune di Roma, ex, diciamo, responsabile del servizio giardini dell'allora municipio 7. Però pure qui senza manutenzione, senza controlli. Va bene, le panchine ci sono, è abbastanza pulito, devo dire, anche per, diciamo, il volontariato, per gli amici del parco che lavorano in maniera costante. E adesso, diciamo, non sempre parlo di cose in negativo, ma quando che sono positive io le sottolineo e le recito. Va bene, vi lascio con questa inquadratura e poi cercherò di trovare le foto dove appunto c'era la teleferica e vedere chi ha deciso e perché un'operazione di demolizione della questione anziché ripararla. Arrivederci e ci vediamo presto. Ci risentiamo presto.